Quanto è importante adesso questa vittoria? Tantissimo, tantissimo, perché si veniva da un periodo difficile, moralmente ci voleva, perché tanti errori nell'ultima partita, la partita scorsa, sono stati anche per morale basso, non ci si credeva. Oggi è stata veramente importante, ho visto fin da subito le facce giuste contro una squadra veramente buona, non lo dico io, quindi questa vale veramente tanto. E no, ci voleva, volevamo assolutamente giocarla per riscattarci. Senti, si è visto anche un po' di nervosismo dalla tribuna, una sensazione giusta? Sì, ma è giusto che sia così. Due sconfitte, ripeto, le ultime due venute tutte e due male, e nervosismo, se non c'è, sarebbe stato un problema, e quindi è giusto che ci sia, assolutamente, vuol dire che le ragazze ci tengono e che c'è, che hanno del carattere. Chiaro che questo non vuol dire che siamo fuori da una crisi, vuol dire che abbiamo capito come giocare insieme, abbiamo capito qual è la strada giusta, se deve solo continuare a percorrerla, siamo solo all'inizio del nostro percorso. Senti, stavolta, al di là della forza di Spezia, indubbiamente, insomma, hanno giocato una partita costante per tutti i 40 minuti, è un po' quello che chiedevo. Sì, assolutamente vero. Guarda, se devo essere sincero, tolgo gli ultimi due minuti del secondo quarto, dove abbiamo fatto i vecchi errori di smettere di giocare insieme e far girare la palla. Oggi ci siamo cercati di più, abbiamo cercato di dare intensità difensivamente nell'arco dei 40 minuti, è quello che avevo chiesto e, ripeto, è la strada giusta. Senti, raccontaci un po' quest'ultima giornata, che è successo con questo spostamento. Di tutto. Noi volevamo giocarla perché, ripeto, se vogliamo riscattare, magari contro una squadra buona così puoi anche perderla, però volevamo subito mettere in campo quello che avevamo fatto in settimana e ci abbiamo provato. Devo ringraziare chi ci ha permesso di giocare qua, credo sia stato veramente importante. Senti, poi via, a te ha fatto piacere venire a giocare qui? Mi ha fatto una strana impressione, dopo tanti anni, risedermi con una panchina dove ero stato, ma ripeto, ringrazio Bruno che ci ha permesso di venire qua, la disponibilità appunto dell'ABC, del Comune, di Castel Fiorentino. È vero che gioco, come dici te, no? Le mie origini sono qua, quindi è più facile, però non era scontato che ci facessero questo piacere. Non ci rimane solo che ringraziarli, soprattutto dopo una vittoria. Senti, io in telecronaca ho detto che questa partita l'hanno vinta Merise e Villaruelo, ho detto giusto? No, l'abbiamo vinta di squadra, è stato un lavoro fatto anche in settimana e cominciamo a far circolare la palla, che è quello che ci ha chiesto anche l'allenatore e tutto lo staff. Senti, diceva Alessio, forse solo negli ultimi due minuti del secondo tempino avete un po' mollato, però stavolta avete giocato veramente bene per 40 minuti contro un avversario forte. Sì, per fortuna questa volta abbiamo avuto solo quei 2-3 minuti di buio, poi abbiamo veramente giocato bene di squadra. Il lavoro che abbiamo fatto durante la settimana di cercarci, di passarci di più la palla, di sapere anche i punti di forza di questa squadra che non stavamo sfruttando bene in queste ultime partite. Come avete vissuto questo cambio di campo all'improvviso? È stato un po' brutto perché giocare in casa, però fuori casa, e questa vittoria era nostra, quindi abbiamo dato il 100%. Come stai? Sto bene, adesso dopo la partita sento un po' ancora la caviglia che mi sono fatta male 2 settimane fa, però sto bene, contenta, felice che abbiamo vinto e giocato bene. Quanto è importante questa vittoria? Tanto, ci serviva, anche perché venivamo da brutte figure che non eravamo noi proprio come squadra nel concetto che ci aveva trasmesso lo staff, e quindi ci serviva tanto.